oggi ricorre in pratica la 13ª giornata del Cammino del Profumo, è dedicata alla lavanda come opportunità di sviluppo di un territorio e di tutto l'insieme del nostro paese. Devo dire che con la giornata odierna non facciamo altro che ribadire quello che da un po' di anni andiamo dicendo, e che cioè il Museo del Profumo con l'annesso orto botanico non solo un'esposizione di una collezione unica, importantissima, meravigliosa del profumo degli ultimi 100 e più anni, cioè della profumeria moderna che parte dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri, ma è appunto un centro polivalente, una struttura dove si possono e si devono fare determinate e svariate attività di ricerca, attività culturale, soprattutto chiaramente improntato al mondo del profumo. E infatti la giornata odierna si parla di lavanda, si parla della coltivazione, dell'opportunità che questa pianta può dare non solo alle giovani generazioni, non solo agli agricoltori, ma anche dal punto di vista culturale, far capire che in pratica il terreno è un'opportunità di sviluppo, un'opportunità culturale e un'opportunità di incrementare il reddito degli agricoltori e dei giovani che si vogliono avvicinare alla terra. Per quanto riguarda la giornata odierna, noi vogliamo dare un messaggio appunto alle giovani generazioni che in un piccolo centro come questo si è realizzato un qualcosa che pochi anni fa poteva sembrare un sogno, un'utopia. Abbiamo realizzato un centro culturale intorno al Museo del Profumo e all'Orto Botanico che è da considerare un fiore all'occhiello per il Molise. È una struttura dove si possono ammirare e raccontare la storia di una comunità che è partita negli anni prima delle due guerre mondiali alla ricerca di nuove opportunità, alla ricerca di una vita migliore, e sono partiti questa comunità come umili affilatori di coltelli, arrotini, e nel corso degli anni sono diventati profumieri con un salto di qualità e di cambiamento di mestiere che però trova una sua relazione, e questo è dovuto al fatto che gli arrotini, affilando i rasoi da barba dai barbieri, gli offrivano anche il sapone da barba e la lozione, e da qui hanno fiutato il business della possibilità di cambiare la loro vita, e quindi nel corso degli anni sono diventati i profumieri santelenesi, soprattutto a Roma ma anche nelle altre città italiane, un punto di riferimento della profumeria moderna. Le migliori profumerie di Roma, di Napoli e delle città del centro-sud sono di origine di questo paese, e abbiamo già ottenuto come fondazione il Cammino del Profumo un altro risultato insperato solo qualche anno fa. Alcuni soci della fondazione si sono riuniti facendo appunto una società chiamata La Rota e producendo una linea di profumi chiamata I Profumi di Sant'Elena. E il primo profumo è nato appena un anno fa, anzi ancora non è un anno, il 25 ottobre del 2015 è stato lanciato e quindi messo in vendita il primo profumo di Sant'Elena, che si chiama Boira. Questo a testimonianza che le proprie radici non vengono dimenticate dai nostri santelenesi, sono ritornate alla terra di origine e insieme a noi della Fondazione, insieme al Museo del Profumo, hanno realizzato questo primo profumo. Dobbiamo ringraziarle, dobbiamo dire anche che nei prossimi mesi uscirà anche il secondo profumo
della linea I profumi di Sant'Elena, e questa volta non sappiamo ancora il nome, ma è sempre legato alla tradizione e alla storia di questa nostra comunità. Siamo giunti alla 13ª giornata del profumo qui a Sant'Elena Sannita e in collaborazione ovviamente con la Fondazione Il Cammino del Profumo siamo sinceramente come amministrazione comunale orgogliosi dei risultati che sino ad oggi siamo riusciti ad ottenere. Le cose stanno andando bene, si sta crescendo sempre di più e cerchiamo ovviamente di coinvolgere sempre la popolazione, tutti i cittadini e soprattutto i giovani, per dargli nuove opportunità. Quest'anno siamo riusciti a concludere un gemellaggio con una cittadina, Platres, che si trova a Cipro, una cittadina molto simile a Sant'Elena Sannita, che si trova a circa 1000 metri di altitudine e che lavora in particolare la lavanda. Il 5 giugno ultimo scorso mi sono recato lì e abbiamo siglato l'accordo alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Cipro. Altra inclusione che siamo riusciti ad ottenere come amministrazione, sempre per dare opportunità, maggiori opportunità a tutta la popolazione, è quella della inclusione di Sant'Elena Sannita nell'area di crisi, ovvero manca in realtà solo una formalizzazione da parte della Regione, ma ormai abbiamo acquisito tutti i criteri oggettivi che ci permettono appunto la partecipazione all'interno dell'area di crisi, quindi ulteriori opportunità, ulteriori fondi che potranno essere sfruttati da tutte le imprese santelinesi. A questi si uniscono ovviamente i PSR, i fondi di piano di sviluppo rurale e ancora stiamo cercando di ottenere ulteriori riscontri internazionali con il Rural Dear, il 13 e 14, ho saputo da poco, il 13 e 14 di ottobre di quest'anno mi dovrò recare a Lisbona proprio per una conferenza internazionale e sempre con l'obiettivo di acquisire nuove possibili conoscenze per dare l'opportunità ai cittadini di prendere fondi a livello europeo. L'Europa cerca questa inclusione, cerca questa collaborazione tra le diverse culture e quindi noi di Sant'Elena stiamo cercando veramente di fare di tutto per fare in modo che Sant'Elena nell'Europa, perché oggi ormai dobbiamo parlare Europa, ci sia nel modo più opportuno. Sono Pacchioli Silverio, sono un agronomo e mi interesso, fra tante altre cose, di piante officinali, di tecniche di coltivazione e difesa. Oggi sono qui in Molise, in questo splendido paese Sant'Elena Sannita, patria probabilmente dei più famosi maestri profumieri al mondo, e in questa bellissima giornata appunto dedicata al profumo. Siamo alla 13ª edizione del percorso dei profumi e siamo qui alle mie spalle al centro appunto del Museo del Profumo. E in questa giornata abbiamo parlato di tecnica di coltivazione e difesa della lavanda e dei possibili impieghi. Il nostro scopo è quello di rilanciare questa cultura, ma lo scopo fondamentale è quello di creare occupazione e di creare appunto di salvaguardare il territorio. Le piante officinali sono una risorsa per il territorio e questa zona io la ritengo particolarmente vocata non solo alla coltivazione delle piante officinali, ma un territorio splendido dove possiamo fare benissimo della frutta secca, del nocciolo, perché no, possiamo fare anche dei piccoli frutti. Bene, ho detto anche al convegno, se in Francia, se appunto dall'Italia partono tanti pullman durante la fioritura della lavanda per andare in Francia, non vedo perché questi pullman non possono partire e venire qui in Molise, dove abbiamo probabilmente i veri maestri dell'arte appunto profumiera. E quindi da qui deve partire il prodotto, perché queste persone appunto devono rimanere in questo luogo, in questa loro terra, e per riuscire a
ad evitare appunto lo spopolamento. Ecco il mio intervento qui, ringrazio appunto gli organizzatori, primo fra tutti il presidente dell'associazione, il sindaco, che mi hanno voluto invitare, e spero di aver lanciato non solo ai cittadini ma anche ai politici, all'assessore all'agricoltura che è qui è venuto oggi, lo stimolo ad aiutare appunto queste persone, perché in verità c'è tanta voglia in questi piccoli paesini di rimanere qui, non è vero che la gente vuole scappare, i giovani vogliono scappare, è vero però che la politica deve essere un po' più vicina, la politica non può essere solo quella del PSR, la politica non può essere solo quella dei contributi, la politica deve essere quella che indirizza queste persone dove andare, con chi parlare per portare appunto il prodotto. Questi sono bravi a produrre, probabilmente è più difficile poi vendere il prodotto. Ecco, allora deve venire in aiuto la politica deve partire dal basso ed aiutare appunto questa gente.